Il punto 7 invece è un'altra variazione di bilancio che però facciamo questa sera, non è una ratifica, e riguarda l'istituzione di un fondo. Ora, sono stati fatti tutti questi interventi e tutte le volte abbiamo fatto una variazione di bilancio. Il ragionamento è: istituiamo un fondo in modo che non ci sia da fare una variazione di bilancio ogni volta che bisogna dare un incarico. Quindi facciamo la valutazione espeditiva sulle scuole medie, sull'asilo nido, altrimenti tutte le volte dobbiamo. Ora, se a voi va bene, la conferenza di capigruppo può essere anche fatta frequentemente in modo da fare il punto e quindi che siate informati costantemente sull'utilizzo di questo fondo. Se preferite delle altre modalità ve lo dite, però insomma massima trasparenza. E la proposta è quella di istituire un fondo di 100.000 euro finanziato dal DL 74, ovvero da donazioni, e poi dopo andiamo avanti. Sono stato poco chiaro. Tenete conto, ci saranno anche dei lavori da fare, appena cominciamo a avere dei progetti, però per me possiamo fare anche la conferenza di capigruppo tutti i venerdì, oppure uno sì o uno no, insomma, come preferite, oppure se poi preferite altre modalità me lo dite, non ci sono zero problemi. L'idea è quella comunque di procedere sulla prevenzione anche, oltre che sulla risistemazione. Finale. Ma io secondo me va bene, non abbiamo bisogno di richiamare il sindaco alla, devo dire, destinazione di queste attività, invece credo che sia giusto cercare di trovare le modalità più snelle in questo momento. Poi che, diciamo così, passatemi la battuta, Monti si è tenuto il ministero il governatore della regione fa da commissario straordinario, insomma forse è un momento nel quale anche assommare, vuoi per la situazione economica difficile, vuoi per la situazione del terremoto, assommare anche nel sindaco, diciamo così, delle funzioni un pochino più commissariali, a me personalmente non dà nessun fastidio. Abbiamo peraltro la convinzione che ci sia un atteggiamento di responsabilità, ma soprattutto anche proprio di coordinamento necessario, perché qua alla fine si deve andare alle riunioni in regione, qui là e giù, per cui alla fine forse è più fatica che beneficio quello di dover coordinare in strutture delle dimensioni di Casteldaggio. Quindi mi sono spinto un po' di più nella riflessione, oltre che dire va bene, ma per motivare anche che dopo le modalità che il sindaco ritiene di trovare con il capigruppo, mandando una mail ai consiglieri, vedrà lui che va bene, insomma, non decida il sindaco. Quindi per me va bene. Sì, è vero che anche le assemblee, le riunioni da una parte all'altra sono tante, prendono tempo, per cui non preoccupatevi, però se dovete sollecitarmi, nel senso se non mi sentite per un po', chiamatemi, insomma, sollecitatemi, ecco, non è voluto. Nel DL 74, la legge individua Errani come commissario e i sindaci come subcommissari. Tra l'altro Errani ha detto che tutto quello che può passare dai comuni, lui lo vuole fare passare dai comuni, cioè non vuole portare, perché lo ritiene comunque un valore, perché sul territorio ci sono i comuni. È vero che quando si è in emergenza gli adempimenti a volte sembrano pesanti, perché ci vuole tempo, perché ci vogliono delle procedure. Tra l'altro la protezione civile, dopo le esperienze più negative, diciamo, del passato, in cui magari venivano gestite delle situazioni anche ordinarie tramite la protezione civile, che poteva gestire quantità di denaro ingenti,
poi insomma, dopo, come sempre, da un eccesso all'altro, adesso la protezione civile, cioè Gabrielli ci ha detto io devo gestire questa emergenza con dei mezzi, diciamo così, ordinari, o poco più. E quindi insomma questo crea invece delle difficoltà anche nelle procedure, perché la struttura che adesso è qui in regione comunque è ben controllata dal Ministero dell'Economia, insomma. Poi va bene, va benissimo che loro, se c'è un progetto, se ne approfitto, ma sono informazioni che non vi ho dato prima, ma possono essere comunque utili. La Regione ha detto noi abbiamo un terziario, vi attenete a quello lì, e se arrivano dei progetti con dei prezzi fuori, li bocciano, cioè non passano. In effetti hanno già bloccato qualche progetto che per distrazione è arrivato con delle stime un po' fuori, insomma, no? Quindi c'è un livello di attenzione che da una parte porta via tempo, ma dall'altra probabilmente garantisce anche equità a tutti. Sono comunque, meglio spendiamo quei soldi lì, più ce n'è per tutti, come dire. No, comunque ho preso spunto per raggiungere alcune cose. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione la variazione di bilancio di previsione per le istituzioni del 2012. Votiamo anche per l'IMI. Votiamo anche per l'immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. 13 unanime.